Oggi ci sono gli operai Whirlpool, il Cardinale ha benedetto insomma, anche loro per questa situazione molto critica che stanno vivendo con la cessione dello stabilimento napoletano ad un'altra società. Lei che cosa pensa, cosa si può fare? Bella la benedizione, ma adesso bisogna chiedere al governo di dimostrare la sua autorevolezza. Domani finalmente il ministro dello sviluppo incontrerà l'azienda, farà il punto della situazione. Quello che rammarica di questa vicenda è che c'è un accordo firmato tra governo, sindacati e azienda nell'ottobre del 2018, meno di un anno fa, in cui l'azienda si impegnava a non andare via da Napoli, a fare un piano industriale e il governo fare la sua parte. Io penso che gli accordi vanno rispettati, almeno questo. Capisco che i contratti tra le forze politiche si stracciano, ma questo è sulla pelle dei lavoratori, quindi io attendo dal governo un segnale forte, perché non è ammissibile che 400 e oltre persone possano perdere il lavoro e che a Napoli si possa perdere un presidio industriale così importante, altrimenti sono solo parole sul fatto di voler investire sul sud, ripartire dal sud, avere a cuore il mezzogiorno. Quindi noi siamo schierati in questa vertenza con i lavoratori, le lavoratrici, con il preservamento di una realtà industriale così importante. Stiamo facendo la nostra parte non solo sul piano dell'umanità e della solidarietà, ma anche con fatti concreti. Stiamo lavorando per provare, come dire, a dare una mano nella direzione giusta. Oggi il colpo però lo deve battere soprattutto il governo italiano.